Il 2022 del Delfino comincia con due vittorie, quinto in classifica ad un punto dall'Entella, 7 dal Cesena, ben 16 dalla coppia capolista Reggiana Modena. Il Pescara cala il poker all'Adriatico col Montemarchi, doppiette per Ferrari e Rauti. Nel finale debutta tra i professionisti il non ancora 17enne Marco Delle Monache, che per inciso sfiora il primo gol. Sarebbe stato il pomeriggio perfetto. La settimana successiva, domenica 30 gennaio, i biancazzurri si ripetono e sbancano Viterbo 3-1, marcatori Ferrari, Dursi e Rauti. Nel frattempo si chiude la finestra di mercato invernale, arrivano il difensore Girardi in prestito dal Vicenza e l'attaccante Cernigoi dal Seregno, soprattutto due centrocampisti che servivano come il pane, Derisio e Pontisso. Ora Auteri può impostare la squadra secondo i canoni del 3-4-3. La Carrarese è un brutto cliente, il Pescara fa fatica, finisce 1-1, Pompetti illude pari di Petrelli, di nuovo all'Adriatico, quattro giorni dopo c'è il gubbio di Vincenzo Torrente, Girardi sblocca il punteggio, momentaneo pari di Spalluto, nella ripresa gioiello di Clemenza ispirato da Pompetti, combinazione regale, poi Sorrentino ci mette una pezza sul solito Spalluto e in contropiede, in pieno recupero, Ferrari fissa il risultato sul 3-1, sul campo della vice capolista reggiana il test verità si trasforma in una delusione, Pescara piatto, zita disastroso, gli emiliani di Diana si impongono 2-0, reti di Zamparo sul rigore e di Igor Radrezza. Auteri decide di tornare così alla difesa 4, non esattamente una grande idea. Biancazzurri tuttavia sfortunati contro l'Entella, che all'Adriatico rinuncia totalmente a giocare, finisce 0-0. Pessimo il Pescara di Fermo, sotto di un gol ma con un uomo in più per un tempo, l'11 di Auteri evita il KO soltanto nel finale, grazie al rigore trasformato da Eugenio Dursi. I biancazzurri si riscattano a Pesaro, match di recupero. Cernigoi, sostituto dello squalificato Ferrari, realizza il suo primo gol in biancazzurro. Nella ripresa, il 2-0 di Zappella. Al Braglia contro la capolista Modena, il primo tempo del Pescara è di indubbio spessore. Rigore evidente negato a Cernigoi. A 12 dall'epilogo, secondo giallo combinato a Drudi. E al quinto di recupero, l'atroce beffa. In sospetta posizione di fuorigioco, Minisso trova la Zampella vincente. Il Pescara reagisce ed infila, prima volta dall'inizio del torneo, 3 vittorie consecutive in sequenza contro Siena, Olbia e Cesena. Martedì 15 marzo, partita di fatto perfetta decisa dall'ex Mirko Drudi. Primo scontro diretto vinto. Il terzo posto dista due lunghezze. Ci sono tutti i presupposti per un gran finale di stagione. I biancazzurri steccano clamorosamente contro Teramo alla Bonolis, Pontedera all'Adriatico, soprattutto a Lucca, dove vengono sconfitti per 2-1, appena 2 punti in 3 gare, assenza di idee, soliti paurosi limiti nella fase di non possesso. Terzo posto di nuovo a 5 lunghezze. Auteri sollevato dall'incarico. Cambio tardivo, torna Zauri, che di certo non può fare miracoli. Il Pescara vince a fatica con Grosseto e spugna Pistoia e si fa imporre il pari in casa dal Limolese. Tradotto in numeri, quinto posto finale, il terzo sarebbe stato irraggiungibile. Il Cesena infatti chiude a quota 67 punti, 2 in più del Pescara, che invece, vincendole tutte e 3, avrebbe almeno scavalcato l'Entella, classificandosi al quarto posto, utile per saltare il primo turno playoff. C'è subito la Carrarese, la doppietta di Cernigoi tiene in vita l'11 di Zauri, che sempre all'Adriatico rischia e non poco anche col gubbio, avanti 2-0, marcatori Formiconi e il solito Spalluto, ma grande reazione, Pompetti suona la carica, Pontisso fa 2-2 e sebbene in 10, dopo l'espulsione di Dursi, il Pescara accede al terzo turno, pari infatti sufficiente come con la Carrarese per la migliore classifica. Agli ottavi altro pareggio in rimonta all'Adriatico contro la Feral Pisalò, rispolverato da Zauri, Memusciai apre il confronto al sesto, quindi 1-1 di Spagnoli, sorpasso ospite col gol capolavoro di Di Molfetta e tris di Legati. Sembra fatta ma così non è, appena entrato Cernigoi accorcia e poi serve a Rauti la palla del 3-3 definitivo. A Salò, nel match di ritorno, i biancazzurri hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria. Sullo 0-0 Cernigoi timbra il palo della
porta di Liverani. Nella ripresa la solita leggerezza. Feralpi in vantaggio con Guerra. Sirigardi raddoppia al 14esimo. Prima della mezz'ora Clemenza riduce lo svantaggio su punizione. È un fuoco di paglia. Pescara eliminato. Tutto da rifare. Estate nel segno del totale rinnovamento. Soltanto tre conferme. In grosso Cancellotti e Marco Delle Monache, acquistato nel frattempo dalla Sampdoria, che lo lascia in prestito al Delfino. Saluta il DS Matteassi. Torna Dell'Icarri, il direttore della promozione in A nel 2012 con Zeman in panchina. Altresì nuovo il tecnico, il 48enne Alberto Colombo, artefice di una stagione memorabile alla guida del Monopoli, eliminato ai quarti playoff dal Super Catanzaro. Rosa rifatta ex novo, eppure in poco tempo il tecnico lombardo riesce a dare un'impronta riconoscibile, una precisa identità. L'organico non è da primato, ma riesce da subito a scaldare il cuore dei tifosi. È già festa al debutto con l'Avellino. Match winner Facundo Lescano. A Latina il primo successo esterno. Marcatori Mora e l'imprendibile Cuppone. Nel posticipo della terza giornata, col suo Crotone, l'ex Lerda espugna l'Adriatico. Decide la punizione di Chiricò, sporcata da due deviazioni della barriera. Rizzari fuori causa, il KO è immeritato. Il Pescara volta immediatamente pagina e in anella 11 risultati utili di fila. 9 vittorie e 2 pareggi, record di punti negli ultimi 50 anni di storia del club. Il bomber è l'italo-argentino Facundo Lescano, 8 gol e 6 assist. La squadra gira a meraviglia. In trasferta i biancazzurri sono inarrestabili. Dopo quello di Latina, altri 5 blitz contro Viterbese, Foggia, Potenza, Juve Stabia e Turris. In casa un solo pareggio, di fatto però 2 punti persi contro il Monterosi, sotto di 2 reti a 10 dal termine. Il Pescara è la vera sorpresa del girone. Alla vigilia della 15esima giornata è a sole 3 lunghezze di ritardo dalla corazzata Catanzaro. Stadio vestito a festa, 13.000 spettatori. Scitum gela l'Adriatico dopo appena 5 minuti. Clamoroso il rigore del possibile pareggio negato alla mezz'ora. Nella ripresa però tutto troppo facile per i calabresi di Vincenzo Vivarini, ancora a segno con capitan Martinelli, autore di una doppietta. Comincia il momento più critico, arrivano infatti altre 4 sconfitte contro Virtus Francavilla, Taranto e Picerno in casa, Avellino fuori nell'ultimo turno. KO intervallati dal successo di Monopoli, il 7° in trasferta. Nel frattempo esplode il caso Lescano. Ora il nuovo anno, dal mercato l'opportunità di migliorare la rosa, ma soprattutto bisognerà crescere nella proposta di gioco e tornare a difendere meglio.